Benvenuti con Rossini TV alla BIT di Milano. Siamo qui per un nuovo approfondimento in occasione della grande fiera del turismo che si svolge nella città meneghina. Incontriamo l'assessore Francesco Baldelli, che è l'assessore alle infrastrutture e lavori pubblici della Regione Marche. Assessore, una presenza importante quella delle Marche al BIT, una presenza che conferma una volta di più la volontà della nostra regione davvero di aprirsi al mondo. Sì, tra l'altro con delle novità molto importanti, non solo il record di presenze e arrivi nella nostra regione che è stato comunicato dal nostro presidente Acquaroli, ma anche le novità sui nuovi voli con la nuova gestione dell'aeroporto di Falconara verso il resto d'Europa, quindi anche verso il resto del mondo. Dobbiamo ricordare che il nostro porto e aeroporto sono la finestra del mondo sulle Marche, una regione declinata al plurale, la cui proprio declinazione al plurale è lo specchio dell'attrattività delle nostre valli, del nostro territorio, delle nostre cinque province per i diversi turismi che vengono attratti nella nostra regione. Penso al ROF, come penso alla stagione lirica dello Sferisterio di Macerata, penso alle grotte di Frassas e Sibillini, ai bronzi dorati di Pergola o al velluto delle nostre spiagge che da Spessaro arrivano a San Benedetto. Una regione particolarmente attrattiva che non ha nulla da invidiare alle altre regioni italiane o alle principali regioni europee che sono i principali competitor del turismo marchigiano. Ce la stiamo battendo bene e c'è veramente un cambio di passo nel post pandemia. Certo, il turismo italiano è molto vicino da sempre storicamente alla nostra regione, abbiamo sentito diversi altri operatori, diverse altre istituzioni, però rendersi conto dell'importanza anche di attrarre gli stranieri. Sicuramente sì. Pensiamo ai nostri due promontori che si gettano sul mare, il San Bartolo e il Conero. Sono due attrattori eccezionali, il San Bartolo tra l'altro è la porta d'ingresso verso le Marche dal nord, che ricevono una grande attenzione da parte del turismo straniero. In un territorio tra l'altro costellato da borghi che custodiscono un patrimonio incredibile da un punto di vista architettonico, culturale e storico. Quindi in circa 35 km di ampiezza le nostre province, la provincia di Pesaro Urbino ma anche le altre quattro province conservano uno scrigno di tesori dalle montagne dove sciamo fino ad arrivare alle nostre spiagge, con un retroterra costellato di dolci colline e anche di prodotti enogastronomici di eccellenza che davvero sono graditi al grande turismo italiano ma soprattutto a quello straniero. Abbiamo parlato molte volte declinando al plurale si devono declinare anche le infrastrutture, abbiamo già detto di grandi passi avanti per quelli che sono l'accessibilità alla nostra regione e ovviamente c'è da lavorare sulla viabilità. C'è molto da lavorare sulla viabilità partendo da quelli che sono i polmoni che danno ossigeno alla nostra regione, la nostra finestra sul mondo, la finestra sul mondo verso la nostra regione che sono porto e aeroporto ad Ancona, che devono essere collegati sia con la provincia di Pesaro che con la provincia di Ascoli Piceno, che rappresentano i due estremi con delle infrastrutture all'altezza dei tempi che stiamo vivendo, quindi moderne, sicure, interconnesse e intermodali, quindi parliamo di ferrovia, parliamo di traffico su gomma, parliamo anche di novità come il bus rapid transit che ad esempio collegherà Pesaro con il suo retroterra fino a Valle Foglia. Il bus rapid transit lo troviamo solo in altre grandi città europee e questo vogliamo anche nelle Marche col primo progetto pilota che sarà proprio tra Pesaro e Valle Foglia, tra la seconda città delle Marche e una delle città più importanti della nostra regione con un distretto industriale che ci rende fieri nel mondo, proprio quello della Valle del Foglia. Quindi stiamo guardando al futuro, pensando alle nostre famiglie, pensando ai nostri giovani, pensando al turismo che deve trovare nelle Marche ciò che trova nelle grandi città europee. Assessore, grazie davvero, buon lavoro. Grazie a voi, un saluto a tutti gli amici di Rossini TV.